Salve a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Oggi parliamo di Roma-Genova finita 3-3. Ora, in questo video vorrò affrontare la questione della partita non solo semplicemente esprimendo il mio parere personale su come ho vissuto la partita, su quello che la partita ha dato in termini di emozioni, ma anche cercando di fare una piccola analisi tattica. Allora, partiamo da un presupposto. Come costruisce la Roma il gioco secondo le idee di Mister Fonseca? In fase di impostazione, partendo dalla difesa, si crea un rombo in cui il vertice basso è rappresentato dal portiere e devo dire che sia durante le amichevoli estive che in questa prima gara ufficiale di campionato questo si è visto abbastanza bene, nel senso che abbiamo visto un portiere che riesce ad avere un tocco di palla abbastanza buono, abbastanza preciso e a fare quello che svolge una funzione fondamentale nella costruzione del gioco richiesta dall'allenatore. I due vertici laterali di questo rombo di impostazione sono ovviamente rappresentati dai due difensori centrali e il vertice alto è rappresentato dal mediano, in questo caso, in questa partita, Cristante, che teoricamente dovrebbe essere alternato ad avere tu durante il corso dell'anno, oggi infortunato. Comunque quei due si giocano il posto da titolare nella mediana. E che cosa succede? Che il portiere, in base al tipo di pressing portato avanti dall'avversario, riesce comunque a trovare una soluzione per scaricare la palla all'inizio dell'azione, che sia verso uno dei due difensori centrali, che sia direttamente verso il mediano. Comunque teoricamente si riesce così a eludere la prima linea di pressing. Da questo punto in poi ci sono un altro centrocampista molto importante in fase di impostazione, che è Lorenzo Pellegrini, e un trequartista spiccatamente offensivo come Zaniolo. La parte bella del gioco di Fonseca sta proprio dalla metà campo in su, perché noi vediamo i due terzini che vanno a spingere molto in profondità e, diciamo, abbandonano il ruolo tradizionale di terzino e si trasformano in ali. E questo dettaglio che cosa implica? Implica una superiorità numerica schiacciante sia in fase di impostazione offensiva che soprattutto, e questo l'abbiamo visto molto bene durante la partita, che in fase di ripartenza. A questo punto il tridente d'attacco è un tridente completamente mobile, nel senso che Dzeko, la punta centrale, può abbassarsi al ruolo di trequartista e favorire l'inserimento di Zaniolo, che noi sappiamo essere molto bravo in questo tipo di azione, o all'eventualità di un Lorenzo Pellegrini, e permette un gioco nel mezzo spazio dei due esterni d'attacco, che in questo caso sono stati Kluivert e Under, che però il secondo titolarissimo per tutta la stagione, abbiamo visto anche un'ottima prestazione in questa prima partita. Kluivert, ho qualche dubbio sia per la prestazione portata in campo sia che per il trascorso del giocatore. Tendenzialmente io penso che negli schemi di Fonseca il titolare sia Diego Perotti o un sostituto da prendere sul mercato, perché ora arriveremo anche a parlare dei singoli. Questa impostazione tattica di gioco che cosa ha portato? Ha portato una Roma esplosiva in attacco. Noi abbiamo visto che ogni ripartenza, ogni percussione della Roma è stata letale, ha portato a un tiro, ha portato a un gol, ha portato a delle azioni pericolosissime. Ora io non ho visto le statistiche degli expected goal della partita, perché dopo era veramente incazzato e neanche oggi lo sono andato a vedere, perché era chiaro e lapalissiano quale fosse il problema di questa squadra. Che cosa è successo nella partita? Ripeto, una Roma che in attacco è frizzante, è brillante, riesce ad incidere perfettamente, ha uno specialista delle punizioni quale può essere Kolarov, che ti dà quel vantaggio in più di poter far male anche da calcio da fermo, sia su punizione che su calcio d'angolo. Abbiamo visto una punizione magistrale di Kolarov che si voglia dire, che ha portato un gol della Roma, ma abbiamo visto anche tutti i calci d'angolo battuti dal serbo, che sono stati eccezionali, perché abbiamo visto un grandissimo tiro al volo su schema di Florenzi dal limite dell'area, che una grande parata del portiere ha evitato il gol. Il problema è dietro. Perché? Perché questo tipo di impostazione di gioco, tutta votata all'attacco, implica una maggiore
fragilità dietro, nel senso la difesa è molto alta, per cui per interpretare questo tipo di modulo ti servono dei difensori e un mediano che, ripeto, in fase di impostazione va a aiutare il gioco dall'inizio, e in fase difensiva è quello lì che copre lo spazio centrale, perché la Roma in fase difensiva si muove con una difesa a 3, una difesa a 3 in cui il difensore aggiunto è il mediano. Ora, che cosa succede? Che noi abbiamo visto che ogni lancio lungo, che ogni ripartenza in velocità del Genoa è stata letale, perché io non ho visto, ripeto, le statistiche a fine partita, ma io sono sicuro che quelli 3 tiri hanno fatto e 3 gol hanno portato a casa. Potrebbero averne fatti 4, 5 tiri nello specchio della porta, ma subire gol a ogni tiro e 15 dell'avversario non ti permette di presentarti in campionato, cioè nel senso, statistiche del genere competono a una squadra di medio-bassa classifica, come poi tra le altre cose è stato il Genoa, perché è vero che la Roma ha prodotto tanto, ma la Roma ogni 2 tiri è entrato un gol. Abbiamo visto sia una prodezza di Under, sia una prodezza di Dzeko, ma abbiamo visto anche tanti miracoli del loro portiere, che come al solito quando un portiere gioca contro la Roma si reinventa il Buffon del nuovo millennio. Dietro noi abbiamo visto Juan Jesus e Fazio scandalosi, un Florenzi complice del terzo gol, che però, se io posso spendere una nota di merito per il giocatore, io fino a che non è arrivato il terzo gol, Florenzi lo vedevo benissimo disposto in campo, nel senso che riusciva a spingere brillantemente nel ruolo di terzino offensivo, dimostrando ancora una volta che quello, secondo me, di terzino arretrato non è il suo ruolo, ma quanto più quello di esterno d'attacco, eccezionale in fase offensiva, e comunque stava svolgendo il suo compito in fase difensiva fino all'arrivo del terzo gol. I primi due però, il primo deriva proprio da un'assenza di concezione di come si marca un avversario in area, un Fazio che si fa anticipare, un Juan Jesus che perde completamente la marcatura, e un Fazio che contemporaneamente a quel punto si trova 1-3 al centro dell'area e neanche prova a coprire, tra l'altro. Il secondo gol, neanche stiamo a parlarne, ancora lancio lungo, ancora azione di contropiede del Genoa, ancora Juan Jesus che fa una cappellata epocale. Non contento, si fa pure ammonire per proteste, un'entrata in area folle che porta il rigore del Genoa, che tra le altre cose Paolo Lopez aveva anche toccato ma non è riuscito a deviare fuori dallo specchio, e un terzo gol che, ripeto, se dobbiamo trovare un colpevole principale potrebbe essere Florenzi, ma ripeto, è un errore di tutta la difesa e di tutto il centrocampo che non riesce a fare schermo in modo adeguato, perché abbiamo due centrocampisti spiccatamente offensivi che sono Pellegrini e Zaniolo e un centrocampista difensivo quale è Cristante che non svolge al meglio i suoi compiti, per cui io in questa partita non mi sento di penalizzare il mister Fonseca, perché voglio dire, noi abbiamo visto impressi i suoi schemi offensivi nei giocatori, ma è Petraghi che deve intervenire sul mercato. Come ti puoi presentare a inizio campionato con Juan Jesus e Fazio titolari? È improponibile, perché se noi ci pensiamo, la formazione schierata oggi in campo era la medesima dell'anno scorso, con la differenza di un Manolas e un De Rossi in meno, che, mai detto cazzi, insomma, non stiamo parlando degli ultimi arrivati. Per cui un mercato sicuramente che è andato a prendere tante buone riserve, sfortunato anche forse in principio, perché si sono infortunati Spinazzola, Veretout e Perotti 2 giorni prima della partita, tra le altre cose Perotti fermo per 2 mesi, ma questo si sapeva che serviva un altro esterno d'attacco per sostituire Perotti, che non ha mai dato sicurezza e affidabilità dal punto fisico. Spinazzola è stato comprato consapevoli dei problemi fisici che lo affliggono. Veretout, la sfiga, ha voluto che pure lui, anche se guardiamo le statistiche degli infortuni di Veretout, ci si può aspettare una carenza fisica, diciamo così. Quindi ovviamente Fonseca ha messo in campo gli uomini che aveva, e con quegli uomini che aveva, io sarò sincero, sono rimasto molto soddisfatto delle indicazioni del mister alla squadra. Il problema adesso è che a una settimana
dal derby e a una settimana dalla chiusura del mercato, vanno sicuramente aggiustati tutti quei reparti che fino ad adesso sono stati lasciati carenti, perché serve sicuramente un difensore centrale di ruolo che non deve essere un Rugani, tra le altre cose, strapagato e in cui in trattativa sono state inserite delle contropartite tecniche assurde, i migliori giovani del nostro vivaio, senza senso, una scelta folle. Fortunatamente quella trattativa si è arenata e spero che non venga più ripresa. Serve probabilmente un altro centrocampista. Perché dico un altro centrocampista? Perché noi abbiamo visto che Cristante è difficilmente adeguabile a quel ruolo che gli si chiede, seppure tra le altre cose è il suo ruolo naturale, che mi verrebbe da pensare che comincia a essere pure un po' una pippa. Serve un altro esterno d'attacco, perché va sostituito un Perotti fermo 2 mesi, servirebbe una punta di ricambio a Zego, sperando in tutto questo che gli acquisti finora effettuati rendano al meglio, perché per esempio io dico un centrale difensivo, sì, ma l'altro potrebbe essere tranquillamente un Mancini, che dandogli il tempo giusto, dandogli il tempo di ambientarsi, dandogli il tempo, perché comunque è giovane, di esplodere, potrebbe effettivamente andare a fare il titolare. Purtroppo la situazione, cioè partiamo questo campionato come abbiamo finito l'altro, tra tante insicurezze, tra tanti dubbi, con una squadra non all'altezza, non adeguatamente rinforzata. Speriamo soltanto che prima del derby vi siano i rinforzi che servono a questa squadra. Detto questo, io vi invito a commentare, a lasciare un mi piace e dirmi se vi piace questo metodo di trattare la partita, che è meno di cuore e più di testa, perché comunque io ho cominciato a interessarmi di tattica anche per andare meglio dentro a quello che è la partita e a capire meglio determinati meccanismi del perché determinate partite non vanno bene, perché determinate squadre sono migliori rispetto alle altre, sfuggendo soltanto dalla bravura dei singoli. Detto questo, io vi saluto e vi ringrazio. Forza Roma e abbasso Lazio.